Buonasera, sono Cristina Bauerman, chef patron di Glass Osteria e Romeo, chef and baker a Roma. Sono molto contenta di essere stata qui invitata all'Istituto di Cultura Italiana a Parigi. Come on dit en français, je suis très contente d'être ici à Paris. Diventa una delle più famose chef cuoche donne stellate in Italia. Questo che cos'è? Questo è olio d'oliva. Mousse di olio d'oliva? Esatto, non c'è nient'altro se non olio d'oliva. Ho deciso di portare un menù che fosse tutto vegetariano. Partiremo dal pane, ovviamente, pane con l'olio, tipicamente italiano, ma soprattutto la dieta mediterranea, per terminare invece con un tiramisù. Però tutto il menù ha come caratteristica principale quella di una frammissione tra ingredienti italiani e francesi, ma tutti vegetariani. Alcuni vegetali, tra cui ravanello, carota, cipolla rossa, che in realtà uno vuole riprendere un po' l'insalata, oppure più che curiosa forse dovrei dire non mi fido di nessuno, mi pare di era come San Tommaso. I cristalli che si formano sono fatti da noi. Quindi ora quando si dice confit in realtà si identifica con bassa temperatura, cottura a lungo grasso, lunghe cotture. Queste sono le tre caratteristiche del confit, però nasce come tecnica di conservazione. Anche la Francia segue in ruota, Copenaghen, ma neanche ne parliamo, sono diventate le turistiche a causa del cibo.